Buongiorno. Buongiorno. Noi procediamo con la nostra lettura degli atti in modo ordinato. Non riusciremo ovviamente a fare tutto il programma, anche se avevamo solo 15 capitoli, però faremo una buona parte di questa letteratura. Alla linea 20 non è Atti 61 linea 6, ma è Atti 6,16. Gli Atti degli Apostoli ha poco più di una ventina di capitoli, non 60. L'unico libro che va oltre i 60 capitoli è il libro di Isaia. Bene, questa mattina noi affronteremo un tema abbastanza delicato, perché dopo le brutte notizie che si sono avute dalla Germania e dall'Austria, penso che prima o dopo anche la pentola dell'Italia si scoperchierà, come quella della Francia, come quella della Spagna, perché purtroppo persone di certo tipo esistono dappertutto. Dopo dunque queste brutte notizie, ci sono state delle reazioni nella Chiesa. Non si sa se un certo cardinale ha fatto apposta oppure è stato per davvero equivocato, non lo sapremo mai. Dalle reazioni che sono venute dopo sembra sia stato equivocato. Tuttavia, una certa provocazione è stata in qualche maniera o recepita o inventata, non mi è lecito dare un giudizio, dalla stampa. Celibato sì, celibato no. Presenza delle donne in ambito del clero sì o no, e a che titolo e come. Il problema del ministero delle donne non è un problema odierno, anche se oggi vari movimenti femministi, sia non cattolici sia cattolici, lo hanno posto. Giovanni Paolo II ha risposto picche, però picche, cioè no. Ma questo non è stato sufficiente. Per quale motivo? I teologi oggi non concordano nel valutare quel documento. E voi sapete che quando non c'è concordanza interpretativa vuol dire che il documento possiede delle ambiguità. Quando nel 1270 il Concilio Vaticano I ha proclamato il dogma dell'infallibilità pontificia, ha stabilito anche come questa infallibilità deve esprimersi. Per cui, quando il Papa parla, se non si esprime con quei elementi, il suo magistero non è proposto come infallibile, ma è proposto come magistero ordinario. Ora, la stragrande maggioranza dei teologi dice che quel documento non è proposto con i parametri richiesti dal Concilio Vaticano I e quindi non è un documento infallibile e quindi non è un documento totalmente definitivo. Altri teologi invece, vedi Ratzinger allora, diceva che è definitivo. Perché, anche se non sono le stesse parole richieste dal Vaticano I, più o meno però, i termini possono essere fatti rientrare in quei parametri.
una cosa è rimasta così. Giovanni Paolo II non ha mai voluto chiarire se la sua lettera era una lettera di magistero infallibile o no. Non ha mai voluto chiarirlo. E quindi ha lasciato in eredità un problema non semplice sotto il profilo teologico, sotto il profilo disciplinare è chiarissimo, cioè qui normalmente non c'è un pontefice che cambia opinione, quella resta la disciplina. Molti personaggi di curia e anche personaggi del collegio cardinalizio e anche vescovi hanno detto va bene, noi non possiamo ordinare preti e donne, ma nessuno ci proibisce di recuperare il ministero diaconale delle donne, perché questo c'è stato nella Chiesa Cattolica. Anche qui, dopo questi pronunciamenti singoli, ci sono state delle reazioni, alle volte composte, alle volte meno. Le reazioni composte dicevano che comunque se si ripristina il diaconato femminile bisogna studiare la forma, perché non si può fare del diaconato femminile una specie di fotocopia del diaconato maschile o peggio ancora una specie di diaconato inferiore. Deve essere un qualche cosa dove la donna esprima totalmente la sua realtà di donna. Altri invece hanno negato che questo fosse mai avvenuto nella Chiesa e quindi hanno negato qualunque possibilità che nel futuro della Chiesa ci possa essere anche questa dimensione di un diaconato femminile, al che si sono ribellati gli studiosi. Gli studiosi hanno detto no, questi personaggi sbagliano totalmente. E ci sono state delle pubblicazioni piuttosto pesanti. Un carissimo collega di Roma, che studia ed è esperto della liturgia siriaca, ha addirittura pubblicato il testo siriaco del IV secolo per l'ordinazione del diacono maschio e il testo siriaco per l'ordinazione del diacono donna, dicendo con chiarezza che la Chiesa siriaca è Chiesa cattolica. Questa è la situazione di oggi. Quali ragioni portano le femministe che vogliamo l'ordinazione? Beh, le ragioni sono molteplici, sono anche buone. Non ci deve essere disparità tra uomo e donna, perché questo lo dice San Paolo. Non c'è più differenza tra schiavo e libero, ebreo e barbaro, o ebreo e greco, uomo e donna. Quindi c'è un fondamento per dire che con la redenzione non si può più ricadere in certi parametri culturali di differenziazione. Oggi la cultura ha abbracciato questo principio. Penso che sappiate quello che è successo in Cassazione in questi ultimi giorni. Qualcuno si era permesso di dire che come direttore di un carcere ci voleva un uomo e non una donna. E la Cassazione ha condannato sia chi ha detto queste cose sia chi le ha pubblicate, perché dice questo è un disprezzo molto velato, ma è un disprezzo, cioè una svalutazione delle capacità del mondo femminile. Ci sarebbero tante altre motivazioni di tipo antropologico, non lo so, la donna ha una particolare sensibilità e capacità di cogliere alcuni problemi nella scrittura che l'uomo non ha. Le bibliste donne stanno cominciando a pubblicare una collana di esegesi femminile, femminista no, femminile. Thank you.
No. Ho la possibilità oggi di dare un giudizio pacato. Ho la possibilità. Fino a 2 mesi fa non ce l'avevo. Oggi sì. Certamente è un'esigenza che mette in evidenza certe cose che noi non avremmo mai messo in evidenza, questo è vero. E quindi è una ricchezza. Su questo non c'è dubbio. Però chiamare queste evidenziazioni esegesi femminile o femminista, boh, mi sembra eccessivo, perché la metodologia è sempre quella, solo che questa metodologia viene applicata a quei 2 o 3 versetti di un brano intero dove l'elemento femminile potrebbe emergere bene. Io penso che sia in questo caso un buon supplemento all'esegesi maschile, ma non un'alternativa. Diciamo che a noi è mancato questa dimensione, è vero? Ma i livelli di supplemento non possono andare in bene, come in letteratura, come in poesia. È quello che sto, è quello che sto dicendo. Non possono mettersi in antitesi. Ma è una complementarietà, perché se io dico Santo Paradiso e quando Abramo, quando Adamo, rivolgendosi alla sua donna, dice verrà chiamata donna, è un nifal, perché in ebraico esiste questa forma del verbo ed è un passivo oppure un riflessivo, per cui la donna non è né suddita dell'uomo né di nessun altro essere vivente tranne che di Dio e di se stessa. Beh, per dire questo basta un po' di grammatica ebraica, non occorre essere uomini o donne, perché io che sono uomo ve l'ho detto tante volte questa cosa qui. Ecco, loro invece di quel brano mettono in evidenza: non è bene che l'uomo sia solo, la si chiamerà donna. Dio tolse dalla costa dell'uomo la donna. 3 cose, no, sono un po' poche a dire il vero, perché quel brano dice molto di più. Quindi anche l'esegesi femminile, femminista, è un buon apporto, ma non è una qualche cosa che sostituisce il lavoro enorme e generale fatto fino ad oggi. È una ricchezza in più, ma non c'è un'alternativa. Questo volevo dire. Non può presentarsi come alternativa. Quando Dio ha fatto la donna, ha fatto un aiuto che lui fosse simile? No. No? Perché è simile, no? No. Capace di dialogare con lui? Dio ha spiegato che nel do vuol dire capace di fare l'amore viso a viso e non al modo animale. Questo è il significato del testo. Che cosa significasse poi fare l'amore viso a viso, qui possiamo lasciare spazio a un mucchio di comprensione del testo. E se vi ricordate, io ho sempre battuto su una interpretazione che certamente non è l'unica. Quando una persona vuole conoscersi, deve avere l'umiltà di compararsi con un tu. Perché se manca il tu, l'io non viene messo in evidenza. Se io voglio sapere se sono paziente o meno, devo mettermi in comparazione con un tu. Allora mi accorgo se sono capace di avere pazienza, di tacere, di aspettare. Altrimenti come faccio a conoscermi? Allora dicevo, prima di tutto, questa particolarità del testo indica il bisogno reciproco che l'uomo e la donna hanno. L'uomo ha bisogno della donna per conoscersi e la donna ha bisogno dell'uomo per conoscersi. Per questo io ho proposto in alternativa la traduzione che avevo proposto all'inizio, che gli corrisponda.
l'unica cosa che i vescovi mi hanno approvato. La donna non è simile all'uomo, è uguale, solo che ha delle caratteristiche complementari. Non è simile. Non accettate mai, se potete, questa traduzione, perché simile non indica lo stesso piano. Anche la scimmia è simile all'uomo, non dimenticatelo. Se noi vogliamo tutelare il testo, perché a me interessa il testo, di questi, perdonatemi, di questi movimenti femministi ho il massimo rispetto, ma non mi possono interessare di meno. Quello che a me interessa è che il testo non venga mai tradito. Perché guardate che dopo Dio abbiamo il testo, dopo Dio abbiamo la sua parola, e dopo la sua parola c'è la Chiesa. Questo non lo dico io, magari fossi così bravo. Questo lo dice la Chiesa stessa, nella Costituzione del Verbum del Concilio Vaticano II. La Chiesa accoglie, custodisce fedelmente, interpreta e trasmette la parola, rimanendo sotto la parola. Ci è chiaro? Quindi io posso capire certe forme, chiamiamolo così, colloquiali, con cui noi citiamo ancora la vecchia traduzione. Questo è normalissimo, va bene, non succede niente. Però dentro di voi non pensiate per piacere alla parola simile. Se la esprimete in un dialogo come abbiamo fatto adesso, va benissimo. Ma dentro di voi non pensate. Perché il testo non vuol dire questo. Il gioco sottile di quel brano, e non stiamo facendo quel brano questa mattina, il gioco sottile di quel brano è tra Adamo, all'inizio del racconto, che pone il nome sugli animali. È il commento che fa l'autore, e non trovò un essere che gli corrispondesse. Lì non so cosa hanno combinato dopo, nella traduzione. E poi il secondo brano che dobbiamo sempre tenere presente è La si chiamerà donna, un italiano pastrocchiato, per dire che non è Adamo e Marco. Questi sono i due testi che voi dovete sempre tenere presente per capire qualche cosa di ciò che l'autore sacro pensava 3000 anni fa. Fine della trasmissione. Torniamo a noi. Il brano che noi leggiamo stamattina in qualche maniera aiuta, non risolve, ma aiuta a risolvere questi punti di domanda che oggi circolano nella Chiesa. Se ci fossero donne ministri, sarebbe successo quello che è successo in Germania, in Austria, in Inghilterra, in Irlanda? Non lo so, non lo so, ma certamente avremmo avuto dentro la Chiesa un modo più sensibile di pensare certi problemi. Io sono convinto di questo. Perciò quando il pontefice permetterà che le donne diventino diacono, benvenuta questa decisione. Vi faccio un piccolo esempio. Naturalmente tutti gli esempi sono molto tagliati con la cella, perché bisogna trasmettere un concetto con un esempio. Il dramma dell'aborto
si può risolvere dicendo non fatelo perché è un omicidio? Certamente questa affermazione è vera ed è un omicidio molto più deplorevole quanto la vittima non può in senso assoluto difendersi in nessuna maniera. Questo è il modo maschile di vedere il problema. Non è vero, ma è un modo tagliato con l'accetta. Un modo femminile di vedere il problema è questo. Accanto al concetto, prova a fare questo pensiero. Una donna in quelle condizioni di gestazione in cui viene terrorizzata dai medici, ti nascerà un bambino deforme. Può da sola prendere una decisione? Non c'è rischio che prenda una decisione in forma disperata. E se accanto al principio vero che l'aborto è un omicidio, noi mettessimo un'altra serie di considerazioni, e cioè, se tu stai per fare questo, sai cosa stai per fare, ma non ti preoccupare, tu puoi contare assolutamente su una struttura, su un gruppo di persone, le quali, quando nascerà la tua creatura, si prenderanno loro in consegna la responsabilità di aiutarti o di tenere quella creatura che tu non riesci ad accogliere. Se poi più avanti tu cambi parere, questa struttura, questo gruppo ti restituirà il bambino. Non hai lavoro, questa struttura te lo procura. Non hai casa, questa struttura te lo procura. Non hai la possibilità di avere relazioni affettive, questa struttura ti proteggerà in modo che tu possa iniziare ad avere relazioni affettive più serene. Allora, quel principio annunciato dalla mentalità maschile, capite che comincia a prendere molto più significato se inserito dentro a questa sensibilità femminile. Oggi io penso che voi andrete a messa se non siete già stati ieri. C'è una bellissima pittura, un quadro molto bello, in cui viene raffigurato il padre che accoglie il figlio al prodigo. E se voi guardate le mani di questo padre che accoglie, che sta abbracciando il figlio, questo padre ha una mano da maschio e una mano da femmina. Perché quel gesto, questo pittore geniale, io adesso non ricordo più chi disse, ha studiato, letto quel testo, ma non da solo, insieme ad una donna. E questa donna gli ha detto: guarda che quell'atteggiamento non è tipico di voi maschi, questo atteggiamento è tipico del mondo femminile, che accoglie il figlio senza discussione, purché donne. E il pittore dice: parlo con un frate, il quale frate, da buon biblista, gli ha detto: caro mio, guarda che Dio nell'Antico Testamento è questo e quello. E lui ha tradotto nella sua fantasia artistica questo abbraccio di un padre che ha due tipi di mani. Dimenticare questi piccoli particolari non è simpatico, perché rischiamo di fare un Dio coi baffi, perdonatemi l'espressione, e un Dio senza barba. Ma Dio non è né questo né quello, ma è una sintesi della totalità. Colui che ha creato l'uomo e che ha creato la donna non può non essere questo e quello e molto di più. Amen.